Lutto diffuso in più province venete alla notizia della morte del medico che più aveva a cuore alle persone anziane in cura all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Il riferimento al dottor Gianni Valerio, nato nel Veronese e cresciuto professionalmente tra il Padovano e il Vicentino, scomparso a 73 anni nei giorni scorsi a Martellago in provincia di Venezia, gli sarà riservato l'ultimo saluto. Per tre lustri, dal 1995 al 2010, fu direttore primario generale del reparto di geriatria del principale polo ospedaliero di quella che fu l'ULSS negli anni 90 e per poi assumere l'attuale denominazione ULSS Ottoberica. Nei suoi 15 anni di direzione il reparto geriatrico assunse un ruolo via via più importante in ambito sociale, affiancandolo al piano strettamente sanitario, non solo cure mediche, terapie in funzione delle malattie e problematiche legate alla terza età, percorsi di accompagnamento in continuità assistenziale nelle case di riposo, con il miglioramento della qualità di vita dell'anziano come obiettivo. Non a caso il dottor Valerio era spesso chiamato come relatore a corsi organizzati dalle ULSS di tutto il Veneto, oltre a far parte nel corso della sua carriera di più gruppi tecnico-scientifici indetti dalla Regione Veneto di supporto alla sanità regionale. Come direttore dell'unità operativa complessa di geriatria del San Bortolo si dedicò in maniera importante ai malati di Alzheimer, sempre presenti ai più importanti incontri e scambi di conoscenze sul tema. Per il professore un impegno importante anche nella formazione dei più giovani colleghi che ne hanno raccolto gli insegnamenti, oltre che sul campo a favore dei pazienti, i nonni dei vicentini del capoluogo e dell'allora bacino dell'ULSS 6 con centro operativo Ospedale di Vicenza.